Grazie Presidente, sono stato il consigliere più citato, per cui non potevo non reintervenire di nuovo in questa dichiarazione di voto. Mi riferisco alla consigliera Montella che non ha detto una cosa delle cose che ho detto io che erano sbagliate, non ne ha detta una. Per cui, sinceramente, vista l'approssimazione con cui vengono scritti certi atti, detto francamente, lascio correre certi giudizi. E poi volevo dire anche alla consigliera Baio che dice che la città è nello sfascio più totale, eccetera. Vorrei ricordare che abbiamo discusso sicuramente anche in aula un rapporto sulla qualità dei servizi offerti da Roma Capitale. Ebbene, per la prima volta da 7 anni. Il giudizio che hanno dato i romani sui servizi offerti da Roma Capitale per la prima volta ha raggiunto la sufficienza dopo 7 anni. Questo vuol dire che i romani si stanno rendendo conto che qualcosa sta cambiando, che ci sono anche ovviamente degli investimenti nei servizi che vengono offerti alla città. Questo comporta, per esempio, che nella media generale vengono inseriti anche rifiuti che hanno ovviamente un voto insufficiente. Però vuol dire che qualche altro voto viene dato maggiore. Hanno sicuramente visto le tante strade che sono state rifatte, per cui no, il mio intervento è dettato dal fatto che non c'è questa situazione così drammatica, drammaticamente negativa come vogliono necessariamente, forzatamente dimostrare alle opposizioni semplicemente perché si stanno avvicinando le elezioni. In realtà sono state fatte tante cose, fatte anche bene, altre bisogna lavorare e impegnarsi ancora. Ma come ha detto il sindaco di Milano Sala a una domanda che gli è stata posta su Virginia Raggi e che gli chiedevano conto se aveva operato bene, e lui ha risposto: ma guardate che a Milano per uscire dalla crisi ci abbiamo messo 10 anni. Io ringrazio il sindaco Milano per l'onestà intellettuale con cui ha dato questa risposta. In questi 5 anni abbiamo messo le basi del risanamento di questa città e sono convinto che il lavoro fatto sui conti sia veramente un ottimo lavoro. Grazie.